A Londra si attende in aula il voto dei deputati sul progetto del governo di partecipare alla coalizione militare contro l'ISIL. L'operazione dovrebbe avere il sostegno dei tre maggiori partiti. Il premier, David Cameron, è deciso e irremovibile. In Iraq sarà una missione che non durerà qualche settimana, ma anni, ha detto. Abbiamo avuto modo di pensare alle conseguenze della non azione. Se permetteremo all'ISIL di crescere e prosperare, non c'è dubbio che crescerà la sua minaccia in questo paese. Abbiamo già visto l'ISIL assassinare persone innocenti a Bruxelles. Abbiamo già assistito in Gran Bretagna ad azioni feroci per mano dell'ISIL. Quanto forte dovrà diventare ancora prima di decidere che dobbiamo agire? Tra i favorevoli all'intervento britannico ci sarebbe il vice premier Nick Clegg e anche il leader laburista Ed Miliband, che ha confermato il suo appoggio al premier. Chi invita all'azione militare deve convincere i membri del Parlamento non solo che l'ISIL è un'organizzazione malvagia, ma anche che noi, come Gran Bretagna, dovremo intraprendere azioni militari in Iraq. Intanto proteste contro la partecipazione britannica a una nuova guerra in Iraq si sono svolte a Londra davanti alla sede del capo del governo.